signori! Oggi, dopo anni di duro lavoro, un nuovo prodotto dei laboratori segreti della Fraudulent sarà mostrato con orgoglio all'umanità. O per meglio dire, ai suoi rappresentanti più ricchi e venduto al miglior offerente. No, vi prego, non applauditemi. Io sono un filantropo. Tutto ciò che creo appartiene all'uomo. Ad eccezione di quella mela! Per questo motivo, oggi tutto dovrà essere in ordine. Tutto e tutti. Vero, Otto? Oh, sì, certo, professor Schaffhausen. Otto, quante volte le ho detto di tagliarsi quei disgustosi capelli? Quali capelli, professor Schaffhausen? Quali capelli? Questi! Se ne vada, Otto! Torni solo quando sarà più pettinabile. Here comes the king of the brains, the yellow hero we call Mr. Rattan. He's coming back from the sun, he's coming back with his band. Now everybody can see Mr. Rattan. Now standing and seducing is just blowing up your mind. So keep away your villain if you care about your life. Rattman, jumping in the sky. Rattman, falling from the night. Rattman, the city that can sleep. Adventures now are waiting for you. Gentili signori, prima dei risultati delle nostre ricerche, vorrei presentarvi un uomo senza il cui prezioso aiuto questi risultati non sarebbero stati raggiunti. Un noto supereroe, signori Rattman! Grazie alla mia presenza in questi laboratori, nessun esperimento è stato condotto sugli animali. Perché sono stati tutti condotti su di me. E ora, signori, è arrivato il momento di mostrarvi il nuovo straordinario prodotto dei laboratori segreti Fraudulent. Può partire il filmato, grazie. Il volo, una grande impresa dell'uomo, purtroppo da sempre funestata dagli accidentali impatti con il crudele suolo. Ma la schietta inventiva di un manipolo di valorosi scienziati si è adoperata affinché il mezzo aereo fosse reso sicuro. Fortissimamente sicuro dall'elastica virtù di una nuova grande scoperta, la soluzione rimbalzina. Essa è una provvidenziale vernice che, cosparsa sulla carlinga di un aeromobile, gli conferisce la proprietà di resistere agli urti rimbalzando sufficientemente sul suolo fino ad arrestare la sua corsa altrimenti devastante. Molti tentativi sono stati fatti prima di arrivare a questa straordinaria scoperta. La prima versione della formula rendeva l'aereo eccessivamente elastico. Ma ora la Fraudulent è lieta di presentare la versione definitiva della soluzione rimbalzina. Una pietra miliare nella storia del volo che promette di essere facilmente applicabile anche a tutti gli altri mezzi di trasporto. Ed eccola qui. Sono fiero di mostrarvi l'unico campione esistente della soluzione rimbalzina nella sua versione finale. Domande? Era proprio necessario fare test su aerei veri. Non potevate utilizzare innocui modellini telecomandati? Ottima osservazione. Avremmo risparmiato gran parte del budget e avuto più fondi per il buffet del rinfresco. Sarà per la prossima volta. A proposito del buffet, professore, questi stuzzichini sono davvero disgustosi. Quelli sono i gessetti della lavagna, Rattman. Altre domande, signori? Signori, permettete allora che vi presenti il mio più valido e geniale collaboratore, colui senza il quale la soluzione rimbalzina non esisterebbe, il dottor Otto! Ma che razza di collaboratori ha, professore? Nelle forze armate un taglio di capelli così irriverente non sarebbe tollerato. Ha ragione, signor generale. Gli avrò detto almeno 1000 volte di tagliarsi quella chioma. Otto, esca da questa stanza subito! Fuori di qui! Mi scusi, me ne vado immediatamente. Che diavolo ha fatto, idiota? Ops, mi dispiace. La sospendo dal suo incarico. Non si azzardi a far rivedere quelle orribili trecce nel mio dipartimento. Signori, nonostante il deprecabile incidente, niente è cambiato per i nostri accordi economici. Quello sciocco ha rovesciato l'unico campione di soluzione stabile, ma per fortuna la formula chimica è sulla lavagna.
Professore, aveva ragione lei. Erano gessetti. Ci sono voluti 7 anni per far crescere la mia chioma. Le ragazze la adorano e ora se non la taglio mi cacceranno. Ma grazie al mio incomparabile genio io troverò una soluzione. Sì, la formula dovrebbe essersi stabilizzata. Con questa soluzione potrò modificare la mia acconciatura sfruttando gli impulsi cerebrali. Sarò un pettinatissimo scienziato di giorno e un capellone sciupafemmine di notte. Generi di musica differenti influenzano diversamente il cervello. Controlliamo se i tuoi impulsi cerebrali modificano la tua capigliatura nel modo corretto. Perfetto, ora proviamo un'altra. Perfetto, sono un vero genio. Corro a prepararmi del mio azotato di carbozio per un'altra fiala. Rapporto Alfa 800, qui sembra tutto in ordine. Tranne un giudice scimmia chiuso in gabbia. Sono mortificato, vostro onore, la libero subito. Uffa, che noia, Schaffhausen mi ha declassato da cavia di laboratorio a guardiano notturno solo perché ho cancellato la sua stupida formula. Questi scienziati credono di impressionarmi con le loro stupide formule, credono che non sia capace di scriverne una uguale anch'io. Dunque, al solfatone di ferraglia aggiungo 6 atomi di legno più un elettrone di aminoacidi e tolgo 2 e riporto 7 e così ecco che ottengo per fosfoiodosi un cloruro acetato di ioni acido quantici. Rapporto! Alfa 801, laboratorio pulito, proseguo l'ispezione in sala mensa. Questa formula me la ricordavo più breve. Dunque, aggiungo un elettrone di amminoacidi, tolgo 2, poi riporto 7. Caspita! Illuminanti questi ultimi passaggi. Decisamente degni del mio genio. Perfetto! Ora avrò il controllo sulla mia preziosa chioma e il mio posto di lavoro. Schaffhausen ci voleva tagliare, sì! Ci voleva sistemare, sì! Ma noi... siamo più intelligenti e saremo noi a sistemare Schaffhausen e poi sistemeremo anche tutto il mondo e saremo alla testa di tutto il genere umano. Ehi, Otto, brutto capellone, lo sai che i giudici scimmia non possono girare liberi per il laboratorio? Non siamo Otto, non più, noi siamo Rastaman. I tuoi giorni pettinati sono finiti, Tosun. Professore, abbiamo ricostruito parte della formula, ma dal laboratorio sono spariti tutti i gessetti e non sappiamo come trascriverla sulla lavagna. Rapporto Alfa 807. Si segnala un grave caso di appropriazione di materiale scientifico. Si rende assolutamente necessaria un'indagine immediata. Vostro onore, che succede? Un giudice scimmia libero per il laboratorio. Sarà un'altra delle belle pensate di Otto. Ma adesso basta! Io... Otto, ma cosa le è successo? Non si sente bene? E lei, Dawson? Avete di nuovo bevuto della rinfobetrina azotata come sabato scorso, vero, Birbantelli? Lawrence, per cortesia, può portare questi signori all'uscita? Io veramente, professore, non... No, Lawrence, non aver paura! Avvicinati, sì! Diventa uno di noi, perché tanto prima o poi lo diventerete tutti! Professore, vostro onore, non abbiate paura, vi proteggerò io. Vedrete come mi lavorerò questo criminale. Non dovrete neanche suonare l'allarme. Certo, sicuro, immagino. Proverò a colpirlo di sorpresa. Notevole il tuo attacco a sorpresa. Sì, ma questa volta abbiamo vinto noi. La tua maschera ti ha salvato, sì, ma non possiamo perdere altro tempo con te, Schaffhausen, sì, è il nostro bersaglio, di te ci occuperemo più tardi. Finalmente soli, professore, è tempo che anche lei conosca il vero potere dei capelli, sì. Ti prego, stai lontano da me. Sei nostro. Mm-hmm.
Aprite il fuoco, ragazzi, fermiamo quella mostruosità! Maledetti! Maledetti! Ci state spettinando! Coraggio, capitano! Coraggio, amici! Coraggio! Purtroppo nemmeno i miei superpoteri possono fermare Rastaman! Ma forse la mia intelligenza potrà riuscire dove la mia forza ha fallito! Abbiamo vinto! Ma come possiamo conquistare il mondo se siamo spettinati? Attention, s'il vous plaît! Sol per oggi, non per domani, gratuitement, Jean Pierre Le Coiffeur eseguirà un traitement al balsamo rivitalizzante per le prime persone che si presenteranno nell'atelier del laboratoire delle ricerche della soluzione rimbalzante. Attention, che fortuna! Sì! Non per domani. Oh là là, bonsoir, monsieur. Preg, veng, veng, garçon, faites accommoder le monsieur. Ciao. Le monsieur a prenotato. Oh, meraviglioso, ma che capello straordinaire. Ho proprio quello che fa per voi, monsieur. Ah, sì, il gioco è finito, caro il mio capellone. Ancora una volta, Batman il supereroe trionfa sul male. Accidenti, è come quel mostro antico che se gli tagliavi la testa ne ricrescevano altre due, il Minotauro. Stupido Nanerottolo! Nessuno può sconfiggerci! Nessuno! Ma dove sono? Che diavolo mi è successo? Vostro onore, siate clementi con quel ragazzo. Tutto è bene quel che finisce bene. Per fortuna, un deciso taglio di capelli del nostro nuovo barbiere ci ha ricondotti alla normalità. Già, senza Ratman non ce l'avremmo mai fatta. È stata dura. C'è voluta tutta la mia agilità e la mia preparazione nelle tecniche di combattimento. Lui mi attaccava, ma io schivavo i suoi assalti con una serie di salti mortali carpiati per poi attaccare con i miei terribili colpi di Tao Fung. Prendi questo e quest'altro, visto? Il segreto è tutto nella respirazione. Ancora una volta hai salvato la situazione, Ratman. Ottimo lavoro.